Incontriamo il presidente della provincia di Bergamo, Matteo Rossi, appena dopo il volo in elicottero che si è reso necessario anche per la verifica delle presenze di tutti i partecipanti. Com'è andata? Beh, un colpo d'occhio incredibile, non ci siamo resi conto di quello che è stato possibile, di quello che è stato fatto finché non l'abbiamo visto dall'alto, un fiume di persone, una attaccata all'altra e tutto il periplo, veramente, ci è scesa anche qualche lacrimuccia perché è stata un'esperienza davvero commovente e entusiasmante, bello, bello. Penso che adesso il giudice Lucia lavorerà, ma la bergamasca da record, siete stati tutti fantastici, grazie. Ecco, lei oggi ha effettuato un sopralluogo aereo e alla fine ha dato il verdetto in cui speravano tutte queste persone. Sì, verdetto sicuramente risultato davvero meritato. Era molto chiaro da lassù che la cordata era unica, era lunga, c'erano tante persone, tutte unite in questo abbraccio della Presolana. Ancora stiamo effettuando il conteggio totale dei partecipanti, ma poiché il minimo per raggiungere questo record erano necessari solamente 250 partecipanti disposti in un percorso di almeno 1 chilometro, sono certa che i partecipanti erano sicuramente più di 250 e il percorso sicuramente più di 1 chilometro. Adesso termineremo le formalità per avere il numero esatto finale, ci vorrà del tempo perché abbiamo il personale dislocato lungo tutto il percorso, prima che scendano fino al rifugio e tutto, però sicuramente persona più persona meno abbiamo un nuovo record oggi. Quanto tempo passerà per le verifiche? Non lo so, dipende dall'organizzazione, stanno scendendo le guide, i volontari, gli steward. Speriamo qualche ora. C'è anche un metodo di conteggio elettronico, di barcode, vediamo se è tutto andato secondo i piani. Però sicuramente una visuale meravigliosa da lassù. Una partecipazione meravigliosa e un altro evento splendido per il territorio. Siamo alla conclusione di questo evento ed eccolo il trofeo stretto tra le mani. Adesso la soddisfazione sarà alle stelle. Ma credo che la maggior soddisfazione è davvero il sorriso, l'energia che tutti i partecipanti oggi hanno dimostrato nel venire a legarsi insieme, uniti attorno a questa nostra bellissima Presolana. Questo record davvero mondiale di la corda più lunga del mondo, per cui oltre 20.000 metri che abbiamo unito questa mattina, che è stato possibile grazie ai 350 capi cordata e a oltre 120 persone di assistenza per la parte di soccorso, la parte di assistenza, ha davvero aiutato oltre 3.000 persone davvero a legarsi in modo simbolico. Ma nello stesso istante dire qui siamo tutti per vivere una giornata in montagna, ma anche per condividere, abbiamo detto, i valori della sicurezza, della salvaguardia e anche della solidarietà. Oggi abbiamo fatto una cordata mondiale di solidarietà perché avevamo lanciato un progetto di raccolta fondi per riqualificare, per migliorare il rifugio Baita Cassinelli, ma anche altri rifugi dell'Europa, per rendere davvero accessibili anche a tutti i nostri amici disabili. E quello che oggi abbiamo fatto assieme è davvero una delle più grandi sfide di condivisione, di coesione della comunità bergamasca. I bergamaschi, quando si mettono assieme, sanno esprimere davvero energie, capacità e, diciamo, davvero risultati mondiali.